Ciao Salvatore. Ciao Matteo. Salvatore, vogliamo fare una chiacchierata con te riguardo la figura del santo. Noi sappiamo, fin da piccoli siamo stati abituati a vedere, a questa figura del santo come una figura umana vicina a Dio, una figura che vive una vita in castità, in preghiera, in devozione, fino a che poi la Chiesa e tutta la gerarchia ecclesiale non lo santifica. In realtà, per te, chi è il santo, la figura del santo? È una figura che ci è stata imposta da centinaia d'anni, proprio imposta, cioè non esiste il santo, non ha nessun senso, senso logico di essere santo uno, cioè tutti siamo santi, c'è una preghiera che dice santo, santo è il Signore Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della sua gloria, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Santo è soltanto Dio. Gesù disse: non chiamare nessuno maestro, e noi chiamiamo a tutti maestri, perché uno solo è maestro, sono io, Cristo. Non chiamare nessuno dottore, perché uno solo è dottore, il Padre, e noi chiamiamo dottore a qualsiasi persona, cioè laureato in qualsiasi tipo di problematica. Cioè, qual è? Cioè, che cosa significa? In realtà Cioè tu io non lo dici. riesco a concepire, la parola santo non la riesco a concepire. Poi io ti posso fare pure lo spelling del santo, cos'è realmente santo. Facci capire una cosa. Tu dici che tutti siamo santi, allora cosa vuol dire che un delinquente, un assassino, una persona malvagia porta in sé sempre quel germe di santità? Scusami, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti Dio. Siamo tutte particelle di Dio a livello fisico e a livello spirituale. Il bene e il male è soltanto una concezione momentanea di un atteggiamento particolare di un essere vivente. È un atteggiamento particolare. Ti faccio un esempio. Io uccido un animale e mi nutro di quell'animale. Io, secondo te, sono Dio o Satana? Nei confronti di quell'animale, Satana. Satana. Ora io sono un vegano, io amo gli animali, non li uccido, mi farei uccidere per loro. Ora secondo te sono Dio o Satana? E Per loro Dio. allora dov'è il concetto di Dio e di Satana o concetto di bene e di male? È un atteggiamento che tu usi, cioè, nel fare o qualcosa contrario ad una morale o qualcosa, diciamo così, a favore della morale. Cioè per te mangiare un pezzo di carne è bene, ma per l'animale è un male. Per me mangiare un pezzo di carne è male, ma mangiare della verdura è bene. Cioè, cioè, ti faccio un esempio. Qua noi possiamo avere una sola moglie, perché due o tre mogli è amorale. E ci sono i pascià che ne hanno 500. Per loro è morale. C'è la morale e la moralità, cioè, varia dal variare, diciamo così, dei concetti mentali o del luogo dove tu ti trovi. Cioè, il concetto di santo, spiegatemelo voi, io lo posso spiegare e te lo spiegherò, ma il concetto di santo non ha nessun senso logico di essere. Cioè, hanno fatto santi, assassini, gente che ha assassinato migliaia e centinaia di persone, le hanno fatte sante. Cioè, io non riesco a capire. Cioè, Gesù diceva tutto il contrario. Ora, se noi siamo cattolici e crediamo in Gesù Cristo, com'è che possiamo fare santa degli assassini? Prendi il caso di Giovanna d'Arco. Ha assassinato in guerra tantissime persone. Li ha assassinati, li ha uccise deliberatamente, perché lei era, diciamo così, ispirata da chi? Da Dio? No, sicuramente no, perché Dio è padre di Gesù e Gesù diceva che mio padre dice se uno ti dà uno schiaffo poggia la ciabatta, non ti diceva vai ad uccidere gli stessi cattolici anche se sono di nazione diversa. Cioè non ha nessun senso logico, io non lo vedo, questo tipo di santità prima l'hanno messa al rogo e poi l'hanno fatta santo. Cioè la Chiesa fa queste cose in realtà. E allora perché la Chiesa Cattolica, con tutta la sua gerarchia ecclesiastica, ha la finalità di procurare al mondo intero, a tutti gli uomini, delle figure di santi? Perché vede, perché altrimenti non avrebbe scopo di esistere la Chiesa Cattolica. Se non darebbe al Ci sono popolo, dei catalizzatori? sì, se non darebbe al popolo il santo, o non darebbe tante altre stronzate varie,
che ha creato nel secolo, tempo, nel tempo, che ha creato nel tempo, cioè la gente li sconoscerebbe, cioè non andrebbe più come i sacramenti, come tutte le altre cose che sono state inventate da loro. Non le ha inventate Gesù Cristo. Cioè loro le hanno inventate per tenere schiave le persone, per tenerle succube a un qualcosa dove loro possono gestire e dominare da millenni. Cioè perché non hanno senso logico di esistere, loro sono come noi, uguali come noi, siamo tutti figli di Dio. Se io devo comunicare con mio padre, come disse Gesù, Dio è dentro di te. Entra nella tua cameretta segreta, chiudi la porta, chi potrà entrare? Sei tu e tuo Dio. Ora perché io devo andare da loro e loro devono intercedere attraverso, diciamo così, loro, io devo intercedere per Dio, Dio poi deve comunicare con loro e loro devono comunicare con me. Dove sta? Dove sta? Non sta né in cielo né in terra. Ora mettiamo un caso. Prendiamo un medium qualsiasi, un medium. cosa intende per medium? Medium è una persona che ha delle facoltà psichiche più sviluppate e può essere un tramite tra un'entità astrale e il mondo fisico. Quello che aveva Giovanna d'Arco era un tramite, tra un'entità astrale che gli ha fatto fare un sacco di cazzate e il mondo fisico. E noi l'abbiamo presa poi, prima l'abbiamo assassinata e poi l'abbiamo eretta alla gloria degli altari. È blasfemo. Facciamo cose blasfeme. In poche parole, un medium, come il dottor Roll di Torino, era un medium. Mette il sai al dottor Roll, portalo in un istituto francescano, domenicano o di qualsiasi altro ordine che sia, l'avrebbero fatto santo, come hanno fatto santo a Padre Pio. Padre Pio non era un santo, era una persona con delle capacità psichiche che amava l'umanità, che amava Cristo, tutto lì. Era un santo uomo, non santo, santo non esiste. Dov'è il concetto di santo? Io santo conosco mia madre e mio padre, che sono stati dei santi uomini e una santa donna. Cioè, un santo uomo e una santa donna che hanno fatto di tutto, hanno amato l'umanità, hanno fatto del bene e poi sono morti normalmente come muoiono tutti, come è morto Padre Pio. Come morirò io, come moriranno tutti gli altri. Dov'è il fatto di essere santificati? È un fatto logico perché tutti coloro che avevano dei poteri psichici che non avevano il saio venivano messi al rogo dalla Santa Inquisizione. Tutti coloro che avevano il saio venivano beatificati e poi fatti santi. Cioè, dov'è? Erano le stesse cose. Cioè, persone con una psiche un po' più sviluppata, che non avevano niente di santità, che potevano fare delle cose straordinarie. Io ne ho conosciute di queste persone, che hanno fatto cose straordinarie e hanno aiutato moltissime altre persone che avevano bisogno di essere aiutate. Ma non per questo sono stati eletti santi. Tutti i santi erano medium alla Sì, fine. tutti i santi sono medium. Perché? Perché dici questo? Perché avevano quindi delle facoltà speciali e potevano, diciamo, Vedi, ma uscire c'è. fuori dalla massa? Vedi, ma c'è. Se tu, diciamo così, affinassi i tuoi sensi psichici, i sette sensi psichici, tu potresti fare miracoli come faceva Padre Pio o come facevano gli altri. Ma non per questo sei santo. È una capacità insita nella nostra psiche e che dovremmo avere tutti quanti, perché tutti siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio. Cioè, da piccoli ce li hanno, diciamo così, atrofizzati. Non ce li hanno fatti, diciamo così, Sviluppare, tirare sviluppati. fuori, ci sono sempre, Ci però sono sono sempre, state ma sono annebbiate, atrofizzate, atrofizzate. che non funzionano. Il fenomeno delle stigmate rientra in questa categoria di fenomeni psichici, cioè ci sono delle figure ancora viventi, come una volta Padre Pio, ma ancora adesso viventi e contemporanee, che hanno gli si procurano nelle mani delle stime, come la Gesù Crocifisso. Si chiama ideoplastia. Cos'è in realtà? Ce lo spiegare? L'ideoplastia è che tu ti concentri al punto tale nella Via Crucis di Gesù, nel dolore, nella sofferenza che ha avuto Ti Gesù, medesimi talmente ti tanto. medesimi nelle sue sofferenze che tu vuoi su di te le sue sofferenze. È una canagliata questa. Non esiste prendere le sofferenze degli altri, le sofferenze di Cristo, non ha nessun senso logico. Tu dovresti avere la capacità di dare amore e di aiutare gli altri, non prendere le sofferenze degli altri. Fare in modo che gli altri non soffrissero o non soffrano. Aiutarli a tutti i livelli. Non prendere le sofferenze di Cristo, che poi Cristo è stato crocifisso qua sotto,
sotto sì, la. Nel radio, tra le ossa radiolunari, invece loro hanno l'estima nel del. Nel, perché? Perché, diciamo così, negli anni si è detto che Gesù era stato crocifisso nel palmo della mano. Sono cazzate, non è vero. È possibile che non avrebbe retto il peso del corpo. Ma è logico, non è vero. Loro pensavano e credevano a queste cose e si sono identificati con i dolori del Cristo nel palmo della mano. E tutto si possono generare delle ferite che sanguinano senza andare in infezione. È il potere della psiche. E allora che ho detto poco fa, niente, se noi avessimo sviluppato i sensi psichici potremmo fare miracoli, resuscitare pure morti come faceva Gesù o come facevano gli esseni che avevano i sensi psichici sviluppati e li risuscitavano nel limite dei 3 giorni. Gesù invece, essendo il Cristo dentro di lui, lo resuscitò dopo che era in uno stato di decomposizione, dopo i 4 giorni, diciamo che era iniziata la morte biologica, non la morte clinica, la morte biologica. Io, la differenza questa era già Gesù e gli esseni. Tra i candidati attuali della possibile santificazione figura diciamo, il personaggio di Don Giussani, il leader, diciamo, il capo carismatico, il fondatore di Comunione e Liberazione. Vorrei sapere da te, perché siccome ho conosciuto, sono stato anch'io un po', tra virgolette, tangenzialmente facente parte di questo gruppo all'epoca universitaria, e conosco le persone che bene o male vi transitavano, io diciamo da un certo punto di vista posso mettere la mano sul fuoco sulla bontà delle persone che in buona fede credono di fare del bene, di procurare fare del bene al prossimo, diffondere la parola di Dio, evangelizzare gli altri eccetera, ma in realtà tu stai dicendo quindi attenzione, la figura del santo bene o male non esiste, è una figura artificiosa. Cosa ne pensi di questo fatto? Cioè, chi si adopera effettivamente magari alla base per la Chiesa, per lo fa in buona fede, ma in realtà... Ascoltami, macciolo mio, io tanti anni fa da ragazzo, non so se ero un ragazzo o se ero adulto, non lo ricordo bene, ho visto il film di Zeffirelli su San Francesco d'Assisi. Vedi, era un periodo nero della Chiesa Cattolica, dove molta gente si allontanava dalla Chiesa e quindi penuria di persone che pregavano là dentro e quindi penuria di soldi, di altre cose, di doni, di elemosine, di quanto. Quindi la Chiesa era un po'... Poi venne San Francesco, un uomo mite, un uomo, diciamo così, che aveva sviluppato i sensi psichici. Diciamo così. Torniamo al discorso dei sensi psichici. Cioè, ma i sensi psichici sono venuti in un modo strano, perché lui era un depravato, un degenerato, era un assassino perché andò in guerra, uccideva, e tutti quelli che citano sono assassini, qualsiasi esso sia, per la patria o per la patria, sono tutti assassini. Uccidere un essere umano, un essere vivente, è assassino. Qualsiasi sia l'ideale, sono assassini. Quindi era un assassino che uccideva. Poi è ritornato malato, all'improvviso morì e poi resuscitò. Cioè, il suo corpo, in realtà ancora legato alla sua psiche, si è introdotto un altro essere, perché cambiò istantaneamente. Non fu riconosciuto più come Francesco, quello che era. Era una persona che amava gli animali, che amava gli uccelli, che amava tutta la natura. Era un altro essere che era entrato per una missione spirituale, che doveva portare un impulso spirituale all'umanità. Di solito ne accadono di questi fenomeni, che sono delle incarnazioni su essere vivente, come lo fu Cristo che entrò dentro Gesù, o Buddha, sul Giordano, e tanti altri che avvengono, che il Cristo si incarna, un avatar si incarna su un essere vivente già adulto. Questo è accaduto a San Francesco. Quindi stavi dicendo, scusami. Cioè, che praticamente non si mette in discussione magari la buona fede del popolo, che magari del popolo. No, volevo dire questo. In parte io ho intuito, nel senso che si creano delle figure all'interno anche della Chiesa stessa, capaci poi di attirare. Stavo dicendo il discorso di San Francesco. Quando andò dal Papa
per essere autorizzato, perché dovevo essere autorizzato, perché l'amore di Dio non si può professare normalmente, cioè chiunque non lo può Bisogna avere professare. l'autorizzazione. Bisogna avere l'autorizzazione del Papa per professare l'amore di Dio. Io ancora non l'ho capito questa, ma lasciamo stare. Andò dal Papa e c'erano i vari cardinali che non lo volevano cacciare via. Uno dei cardinali più furbi disse: lascialo stare, questo qua ci porterà di nuovo le persone, la gente dentro le chiese, perché non lo vedi? È migliore di noi. Ora, persone del genere come San Francesco, come tanti altri santi, o come Madre Teresa di Calcutta, sono state utilizzate dalla Chiesa, strumentalizzate dalla Chiesa, prima perseguitate come Padre Pio, e poi strumentalizzate come Natuzza Evola. Prima è stata chiamata una medium volgare, è stata disprezzata dalla Chiesa, adesso gli hanno costruito una chiesa, addirittura con il tetto d'oro. È blasfemo, semplicemente blasfemo tutto questo andazzo, prima una cosa, poi un'altra cosa, poi questo e poi quell'altro. È una presa per il culo, per i fondelli, alla povera gente che crede a questa, diciamo così, nefandezza che ci danno per tenerci legati a cose che non esistono. Quando noi in realtà, come disse Gesù, voi siete Dio e siete tutti figli dell'Altissimo. Se noi seguissimo, cioè, gli esempi di Gesù, la vita di Gesù e gli insegnamenti di Gesù, noi non avremmo niente a che fare con la Chiesa o con tutte le altre istituzioni religiose. Dio è dentro di noi, non è nella Chiesa. Oggi come oggi, dentro la Chiesa c'è Satana. Prendiamo l'esempio: la Chiesa in nome di Gesù ha massacrato gli Aztechi, gli Inca, i Maya, gli indiani d'America, ha fatto massacri di persone tramite i gesuiti che facevano come si chiama? Crociate. No, oltre alle crociate, che facevano le crociate che massacravano migliaia e milioni di persone per un progetto commerciale che avevano i genovesi, i veneziani e tutti gli altri sciacalli anche dell'Europa e tutto quanto. Erano sciacalli che dovevano aprire delle vie commerciali e in nome di Dio massacravano interi popoli. Ora, tutte queste cose, in nome di Gesù, tutti questi massacri, tutte queste cose, Dio non c'è, Gesù non c'è dentro la Chiesa. Perché per secoli ne hanno fatto tutti questi diciamo, massacri, questi genocidi di popoli. Che senso ha adorare Cristo dentro un tabernacolo, una chiesa, quando Cristo disse che Dio è dentro di noi? Io l'adoro in spirito e in verità dentro di me. Io sono cristiano, non sono cattolico. Salvatore, perché molta gente purtroppo va in pellegrinaggio in maniera abbondante, molta gente, moltitudine di persone prenotano pullman e vanno da Padre Pio, a Tutta Lourdes, a gente Medjugorje? plagiata, tutta gente plagiata. Gli fanno credere che Dio non è Dio o che chissà qualcosa. Gli danno l'illusione della guarigione, di altre cose, non guariscono. Fanno leva sulla paura, No, probabilmente. su tante altre cose fanno leva, sull'ignoranza, sul misticismo, su tante altre stronzate varie e la gente a bocca, perché siamo tutti plagiate. Ci hanno plagiato mentalmente, noi facciamo quello che dicono loro, non quello che è realmente giusto fare per aiutarci tra di noi, per dialogare, per creare un dialogo, per creare una connessione di idee, per cercare di risolvere i nostri problemi quotidiani. Invece ci mettiamo in mano a sciacalli sia politici sia religiosi e vedi come sono combinati. E da quando sono bimbo, da quando sono da bambino che sento dire che deve migliorare ogni volta che viene un ministro, un onorevole, un presidente della Camera o di qualsiasi altra cosa, che devono cambiare le cose. E invece loro si arricchiscono sempre. E il popolo è sempre più povero e più malato. Quindi chi si arricchisce? Si arricchiscono i politici, le multinazionali e la Chiesa, che hanno i cose così grosse. Salvatore, tu ci hai appena detto alcune cose che secondo me sono un po' sconvolgenti, a parte la figura del santo che va chiaramente no, rivista, rivalutata, addirittura non esiste per te la figura del santo, come ci No, hai non spiegato. per me, non esiste realmente. Ah, in realtà non Ragioniamoci, esiste. non Sì. esiste realmente. Ecco, questa figura che viene osannata e viene ed è stata prodotta all'interno di una gerarchia ecclesiastica come la Chiesa Cattolica Romana e mette così in discussione a un certo punto un po' le fondamenta stesse della Chiesa, no? Quale chiesa? Appunto della Chiesa Cattolica Romana. Ah, Chiesa Cattolica, non Chiesa di Cristo, No, della non Chiesa Chiesa Cattolica Romana, Cristiana, Chiesa Cattolica Romana, che sì. non ha niente a che dividere con Gesù Cristo.
No, la cattolica romana, quella in un certo senso, come dire, originatesi dalla volontà un po' di Carlo Magno. Sì, vabbè, ma siamo sempre lì. Sì. Se i fondamenti del cristianesimo sono quelli dell'unico comandamento, non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto Amore, per se stesso e a te. per gli Ama il altri. prossimo tuo come te stesso. Come facciamo noi a fare delle guerre, uccidere altre persone, massacrarle in nome di Gesù Cristo? Cioè, a questo punto io vado in tinte e quindi cortocircuito e dico non è possibile. Allora c'è ciucco sotto. Quindi non c'è Cristo. Se ci fosse Cristo non succederebbero queste cose. Allora, Cioè, se io amo Cristo dentro e mi faccio prete per amare Cristo e sposo la Madonna, sposo Gesù Cristo, io non posso essere pedofilo o essere lesbico. Oggi come oggi non sono io che le dico queste cose. Sono i telegiornali e della Chiesa stessa che si ammette che servono in mezzo a loro spesso. ci sono pedofili. Ma sono quasi tutti pedofili. Perché? Perché quel famoso discorso che ho detto prima io, che non sono vegani e Quindi che hanno hanno delle tendenze. la prostata irritata, e ognuno di loro ha bisogno del sesso, Di quindi non sfogare. essendo sposate devono farlo con altri. L'affermazione che tu hai detto, diciamo così, della presenza addirittura di Satana all'interno della Chiesa, è plausibile pensare quindi che tutte le figure, diciamo, gerarchiche, a partire dal Papa e poi cardinali, vescovi, via discorrendo, anche loro sono delle figure sataniche all'interno della Chiesa? Vedi, non sono io che dico certe cose. Quando a Gesù dissero, Maestro, come faremo a riconoscere falsi Cristo e falsi profeti? Dalle loro opere. C'è la Chiesa ha fatto opere buone? Si è arricchita in un modo oltremodo, cioè è l'istituzione più ricca del mondo. Ed esige sempre soldi dai poveri. Elemosine, elemosine, elemosine. Quando qualcuno sta male non è che intervengono loro per curare, guarirlo, o per esempio in Africa muoiono di fame e loro prendono le loro ricchezze e le guariscono. Le ricchezze, gli ex voto per Padre Pio o per altri, li mettono come oro nelle volte delle chiese. Cioè, è assurdo, è aberrante. Quindi, cioè, non c'è Dio, non c'è Cristo. Cristo era povero, ha dato tutto se stesso, la sua vita ha dato per l'umanità. Loro non danno niente, loro anzi ricevono. E quindi si arricchiscono alle spalle della povera gente. Oltretutto, tutti i massacri che ho elencato poco fa, che hanno fatto su popoli inermi, arricchendosi, perché hanno preso le loro ricchezze e le hanno portate in Vaticano. Cristo non aveva bisogno di ori o di ricchezze o di altre cose. Società per commercio, ristorante, nave, multinazionale, diciamo così. Tutto quello che ha la Chiesa, potrei elencarlo perché c'è un elenco lunghissimo di tutti i poteri, di tutte le azioni che hanno e contrazione e coazione che hanno nel commercio la Chiesa. La Chiesa commercia, infatti la chiamano la gran meretrice, la puttana. Quindi come Ma fa Cristo a essere là in mezzo? Oltretutto la Madonna di Fatima, se è vero che abbia dato quei messaggi, i messaggi sono stati sia un po' divulgati sia non un po' divulgati, dice che Satana marcia in seno alla Chiesa, è in testa alla Chiesa. Oltretutto qualcuno lì dei prelati, dei cardinali, ha detto che dentro la Chiesa è entrato un po' Satana. C'è un po'. C'è stato sempre, non un po'. Gesù ha detto, se due o tre sono riunite nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ma allora però, come ci stai dicendo tu, delle persone che vorrebbero aggregarsi fra di loro e magari pregare, fare opere del bene, vedere un po' di seguire alcuni insegnamenti di Cristo, non avendo più la Chiesa cattolica come punto di riferimento, cosa dovrebbero fare? Ma niente, non è che non debbano avere la Chiesa Cattolica come punto di riferimento, devono avere il Cristo come punto di riferimento. Cioè io non concepisco, se io devo comunicare con Dio, io devo comunicare prima ai preti, poi ai cardinali, poi ai vescovi, poi al Papa, e poi il Papa parla con Dio, e poi Dio ritorna di nuovo, e poi il prelato, l'ultimo prelato, mi deve relazionare tutto quello. C'è una filastrocca di una specie di catena di Sant'Antonio. Cioè non ha nessun senso Una logico. filiera. Se io sono figlio di Dio, parlo con mio padre, che devo fare tutta questa fila? Cioè, non l'ho capito io.
Quindi, cioè, quindi non c'è bisogno di loro per parlare con Dio. Quindi chiaramente sei un po', come dire, contro il sacramento della confessione. La confessione? Non esiste. Ma scusa, loro si confessano quando serviziano un bambino? Sì. Con chi si confessano quando serviziano un bambino? Si confessano col Papa? E allora perché non li butta fuori il Papa? Cioè, non l'ho capito io. Cioè, serviziano un bambino e si confessano con chi? E io mi devo andare a confessare con loro? Che devo dire tutto quello che volevano sapere quando ero un ragazzino io e andavo a confessarmi? E loro si facevano le seghe dentro quel tipo di casettina dove il confessionale? Si facevano le seghe? Qualcuno potrebbe venire e dire, aspetta, sono alcuni soggetti marci all'interno della Chiesa, ma una vera marcia non... Non è vero, non sono alcuni soggetti marci. E, vedi, Marcello, il problema sta nel processo naturale dell'evoluzione dell'individuo. E ritorniamo allora ad un discorso malattia o eccitazione. Un giorno un mio fu parente mi rimproverò qualcosa e mi disse che invece lui era potente perché era sempre eccitato, era sempre duro, potente. E tutto il giorno, 24 ore su 24. Un seguace di Bossi, per esempio. Un seguace che l'ha duro Bossi, sì. Ora si è rivelato il delinquente che è, capisce? Lui diceva agli altri delinquente, ora si è rivelato il delinquente che ha rubato i soldi della povera gente. Ma lasciamo stare, ma è tutto così, capisce? In poche parole, ho fatto 40 anni fa un trattato, chi censurerà i censori. E ho avuto minacce dell'arciprete Lenares, mi ha mandato a chiamare e voleva farmi cacciare dall'ufficio postale. L'arciprete Lenares che voleva farmi cacciare dall'ufficio postale. Non sono balle queste, sono fatti reali che sono accaduti a me personalmente. Perché ho scritto un trattato, chi censurerà i censori. Chi lo vuole vedere questo trattato, su internet fra poco ci sarà. Perché sul nostro sito ci sarà, chi censurerà i censori. Scritto 40 anni fa. Ora il problema sta in questo. Cioè loro possono fare il bello e il cattivo tempo e gestire noi e fare tutto quello che vogliono. Da bambino mi dicevano, figlio mio, non fare quello che faccio io, ma fare quello che ti dico io. Che significa? Ora se io magari vedessi mio padre fumare, io sarei autorizzato a fumare. Mio padre non fumava e io non fumo, altrimenti mi avrebbe ammazzato di botte. Ed è una cosa giusta. Tu vai verso una vita retta, una vita pulita. Ora, ritornando al discorso di quello che era eccitato, che cos'era? Era malato, poveretto, perché essendo stitico, avendo la merda che non gli usciva dall'ano, parliamola papale, che era disidratata, non c'era più viscosità e non aveva più gli addominali che la potevano pressare, la merda gli rimaneva nell'ano, era stitico e eccitava la prostata, che è quella piccola castagna che è vicina al culo, viene eccitata e quindi è sempre arrittato, come si dice in siciliano. Questo era il discorso, che sono sempre eccitati e sono sempre potenti. Che potenti? Sono impotenti, sono poveri disgraziati, poveri malati. E i preti sono così, poveri malati, perché mangiano carne, pesce, hanno i cozzi così e sono stitici e sempre arrettati perché hanno il culo, la merda che non gli esce. Beh, sì. Lo dico io, non è volgarità, è realtà. Cioè, parlare di cose reali, parlare di cose giuste, può anche sembrare volgare. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo parlare piamente come fanno loro, che si fanno così con le mani e poi diciamo così serviziano i bambini? Loro sono normali. È pazzesco, va? Sì, anche se mi permetta una battuta, ci sono parecchie donne malate anche loro che vorrebbero avere più contatti con questi altri uomini altrettanto malati magari. Sì. È tutta una degenerazione. È tutta una generazione. Cioè, sì. Se tu vedi oggi come oggi, nessuno segue più diciamo così, gli insegnamenti di Cristo. Ognuno di noi fa una mente a sé. Quindi c'è separazione, c'è disgregazione, c'è entropia, non sintropia. La sintropia è un dialogo interiore che avviene fra due coscienze. Cioè dialogano e si capiscono e si uniscono. C'è l'energia ristagna, libera, frequente, c'è l'informazione, vengono fluidificate bene e filano ben bene e c'è pace, tranquillità, c'è unione, c'è comprensione. Invece in quel modo c'è entropia, c'è caos, c'è disordine, l'energia comincia a salire e non c'è più comprensione e c'è litigi, guerre e tante altre cose.
E il mondo è pieno di queste persone, che ognuno fa un tribunale a sé, ogni testa fa un tribunale. È pazzesco, questo non è possibile, ecco perché c'è disgregazione nella società umana.